back in ETV. Ciao a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Balconi TV Trento. Io sono Jenny e oggi ho il piacere di presentarvi Martina Iori. Siamo qui sulla terrazza del Bar Naut, gestito dalla cooperativa Samuele, ambientato in questa bellissima location che non è altro che il parco di Villa Sant'Ignazio. Vi lascio subito con il brano di Martina, Amsterdam. Buon ascolto. 1, 2, 3. Seduta stamattina in un bar in centro ad Amsterdam. Un cappuccino con schiuma abbondante mi ricorda casa mia. Non mi va ancora di alzarmi, di pagare, di andare via. Poggio il gomito sul tavolo, la guancia sulla mano e me ne sto qua. Con paure sbagliare mai. L'uomo che corre con le uova in mano, chissà dove va la signora anziana che guarda lì in su, si racconta una storia, l'ubriaco ballerino torna a casa con un cia-cia-cia e la donna tutta in tiro che aspetterà un bel po' qualcuno che tarderà. Guardo il mondo da una finestra, trasportare ed immagino una storia con sorrisi e sogni, sai. Osservava anche me, perché in fondo amico mio siamo tutti lo straniero di qualcun altro, con la nostra storia in mano nascosta in una tasca con paure, sogni, sai. Da-dee-ba-da-bee-doo-bye.
Grazie, grazie Martina, tu eri chitarra e voce, invece Marco contrabbasso ed Enrico alla batteria. Da quanto suonate insieme, come vi siete conosciuti? Suoniamo insieme da circa 3 anni, dal 2014, quando nel novembre appunto ci siamo incontrati per suonare insieme a 2 concorsi di musica per lingue di minoranza. Solitamente girate molto per la vostra musica? Ma un pochino sì, siamo riusciti già a girare grazie alla mia musica, ecco, anche in ladino, in italiano e un poco in inglese, e siamo andati anche in Sardegna, siamo andati in Svizzera, anche in Spagna, nei Paesi Baschi, al nord della Spagna, e lì infatti ricordiamo tutti quanti un super concerto che è stato appunto in un ex garage dei Vigili del Fuoco, trasformato in un teatro per musica, per concerti. Bellissimo, visto che tu sei di Canazzei, parli anche ladino, ti lascio modo di salutare. Ok, allora, oia duc, ciao bella gent, e viva i ladins e la Val de Fasa. Grazie, cosa hai detto? Ho detto ciao a tutti, ciao bella gente, viva i ladini e la Val di Fassa. Perfetto. E questo brano che ci hai regalato, Amsterdam, che significato ha per te? Amsterdam è appunto un brano che mi ricorda una mia piccola gita in questa città olandese bellissima, e appunto, come canto anche nella canzone, ero proprio seduta in questo bar a bere il mio cappuccino e guardavo fuori dalla finestra e vedevo tutte queste persone passarmi davanti, mi immaginavo un po' le loro storie, e così è nata appunto questa canzone. Come riesci a trovare l'ispirazione per comporre la tua musica e i brani? L'ispirazione viene un po' così, da cose anche molto piccole che non immaginerei mai, e a volte invece altre volte non arriva proprio l'ispirazione, quindi quando arriva devo acchiapparla e farla mia per creare un po' di musica. Per chi volesse invece da casa continuare ad ascoltare i tuoi brani, come può farlo? C'è il mio disco, il mio nuovo album, primo album di musica mia originale, chiamato Amore Buscofen, che è possibile trovare su Spotify e su iTunes, oppure anche contattando me personalmente su Facebook, cercando Martina Iori Music, o anche su YouTube con lo stesso nome. Grazie, volevo chiedere invece a Marco com'è suonare con Martina. Ma io personalmente mi trovo molto bene, non solo con Martina ma anche con Enrico, e va bene non solo musicalmente ma anche umanamente. Quando giriamo ci divertiamo molto, per cui è bello. Grazie. Tu Enrico, sei contento di far parte di questo trio? Sono molto contento, è nata una bella amicizia e c'è anche questa freschezza, questo spirito molto giovane e molto originale, direi, una musica molto particolare. Grazie. So che tu hai partecipato anche a un'edizione dello Zecchino d'Oro quando eri piccola. Sì, giusto. Infatti questi microfoni mi ricordano molto lo Zecchino d'Oro. E ecco, sì, perché diciamo lo Zecchino d'Oro è un po' un caposaldo nella mia famiglia. Abbiamo sempre cantato, io, la mia mamma e le mie sorelle, le canzoni di ogni edizione dello Zecchino d'Oro. E poi quando avevo 8 anni, proprio loro mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno iscritto allo Zecchino d'Oro. Allora sono andata a cantare Magico. Ci regali un 10 secondi di Magico? Sì, allora, ce la ricordo. Magico, saltare sul mio letto. Magico, scartare un bel pacchetto. Grazie Martina. Hai qualcos'altro da dire? Ringraziamenti da fare? Saluti vari? Ciao Adu, ciao un'altra più bella. Noi vi ringraziamo di essere passati qui a Balconi TV Trento a trovarci, a regalarci la vostra musica. Da casa mi raccomando, continuate a seguirci, guardatevi le puntate vecchie e quelle nuove che stanno per uscire. I ringraziamenti vanno per l'ospitalità e la location a quelli della cooperativa Samuele e tutta l'organizzazione all'area musica. Ciao. Balconi TV.